Ed eccoci con questo secondo mini tutorial riguardante sempre il mondo degli eyeliner. Allora, senza cancellare la mia riga che ho realizzato per quanto riguarda la linea invisibile, chiamiamola così, vado a modificarla fin quando posso con gli altri tipi di eyeliner, perché quelli che andrò a realizzare saranno man mano un po' più grandi, un po' più particolari, quindi non andranno, quello che ho sotto non andrà ad intralciare quello che farò dopo. Allora, la seconda riga di eyeliner che realizzerò per voi sarà quella normale, quindi una riga di eyeliner che va a definire l'occhio, va a rendere leggermente l'occhio allungato, quindi ci fa uno sguardo un po' più da cerbiatta e va a sottolineare ovviamente lo sguardo come tutti i tipi di eyeliner, quindi alla fine l'eyeliner è una linea, una riga sull'occhio che serve appunto per tutte queste funzioni di enfatizzazione dello sguardo, definizione dell'occhio e tutto quanto. Partiamo subito. In questo caso vado ad utilizzare invece un eyeliner in penna. Io andrò ad utilizzare in particolare questo qui della L'Oréal. Questo è il Super Liner Perfect Slim e lo vado a prendere perché è un tipo di eyeliner secondo me molto facile da utilizzare. Se siete alle prime armi, io vi consiglio un tipo di eyeliner del genere con una punta in spugna, se così possiamo dire, non so se è proprio in spugna, comunque una punta facile da gestire, sottile alla fine, ma alla base abbastanza non troppo piccola, perché sarà più facile appunto utilizzarla. Allora parto con la definizione dell'occhio e comincio dall'angolo interno dell'occhio. Vado sempre molto vicino alle ciglia. Ricordate che una delle cose più importanti di quando applichiamo l'eyeliner è quella di non lasciare spazietti vuoti, perché veramente antiestetico e brutto vedere un eyeliner magari anche fatto molto bene, però con dello spazio tra le ciglia e appunto l'eyeliner stesso. Partiamo subito e andiamo a tracciare questa linea. La faccio, come vi dicevo, questo è un eyeliner normale, quindi la faccio abbastanza sottile e magari mi allargo sempre di più man mano che vado verso l'esterno per poi realizzare la codina. Partiamo e andiamo a tracciare questa linea. Se siamo meno esperte o comunque se vogliamo una linea fatta bene, procediamo con calma, senza tirare subito la linea, partiamo con dei piccoli tratti. Dopo aver bordato tutto l'occhio, arriviamo alla parte più difficile dell'eyeliner. Quella che comunque va sempre, quasi sempre, a dare problemi, perché soprattutto come tutte ben sappiamo, nelle occasioni più importanti, quando andiamo di fretta, non ci viene bene, ci viene diversa dall'altro occhio e quindi ci fa impazzire. Per realizzare la codina finale, quindi, uno degli accorgimenti che faccio è quello di non tenere troppo l'occhio teso, quindi cerchiamo di tenere l'occhio abbastanza naturale, quindi magari tirandolo proprio leggermente, leggermente, proprio solo per aiutarci a disegnare la codina, e poi lo apriamo e lo chiudiamo per vedere come sarà la linea con l'occhio aperto. Un errore che facevo io spesso quando ero più piccola era quello di andare a realizzare la linea dell'eyeliner con l'occhio tesissimo, con l'occhio chiuso, e poi quando andavo ad aprire l'occhio il risultato era pessimo. Questo perché ovviamente l'occhio cambia e noi fondamentalmente ci dobbiamo basare al risultato con l'occhio aperto. Allora andiamo subito e, come vi dicevo, dopo aver realizzato la bordatura dell'occhio, andiamo a tenere leggermente, leggermente l'occhio teso e, partendo dalla linea inferiore dell'occhio, come se volessimo allungarla verso l'alto, quindi prolungarla, tracciamo la nostra codina finale. Con l'occhio aperto poi andiamo maggiormente a dare definizione a questa lineetta e magari, se vogliamo allungarla un po', possiamo farlo ma senza eccedere.
Ecco che abbiamo ottenuto la nostra linea. Vi ricordo che nel caso in cui ci fossero degli errori, delle sbavature, eccetera, non avete timore perché potrete benissimo ricorrere al cotton fioc. Andiamo piano piano a pulire le estremità. Io nel mio caso sono andata un po' troppo in basso, quindi vado a cancellare leggermente la parte inferiore dell'eyeliner per perfezionarlo. Ecco l'occhio finito, io spero che il tutorial vi possa essere utile e possiate utilizzarlo in qualche modo, possiate fare riferimento a questo tutorial in qualche modo e al prossimo mini tutorial riguardante gli eyeliner.